Noi l'abbiamo chiamata la scanerata della giustizia, è il simbolo, è l'emblema Falcone per tutte le vittime di mafia che non devono essere dimenticate. Non abbiamo del tutto sconfitto la mafia, però comunque ricordando i grandi eroi che ci sono stati potremmo riuscirci. Noi vogliamo testimoniare loro che Falcone e Borsellino, avvolti nel tricolore, come possiamo notare ammirando questa splendida scalinata realizzata dai ragazzi dell'Istituto Greco Liceo Artistico di Catania, che Falcone e Borsellino sono sempre presenti e ci accompagnano al nostro cammino. Noi dobbiamo inculcare i valori della legalità nei ragazzi. Il lavoro effettivo è stato un mese pieno di lavoro senza sosta. Fino alle 7 di pomeriggio i ragazzi si sono messi a lavorare anche il sabato con la scuola chiusa per finire il lavoro. Qui da ieri sera stiamo montando e ancora oggi stiamo mettendo i piccoli ritocchi. Questa installazione durerà per quanto tempo? Lo sapete già? Sì, durerà soltanto una settimana, però comunque già è un inizio. Scalinata è intanto come dire, un piccolo omaggio, perché in effetti rispetto a quello che hanno fatto loro è semplicemente un piccolo omaggio a due grandi uomini, e ricordare, infatti ci sono anche delle piccole manine, anche le vittime di mafia minori che ci sono state e che vanno a chiedere giustizia verso il palazzo. Quindi una lotta alla mafia che continua ed è sempre viva. La procura di Catania è una delle procure guida di questo paese. La procura di Catania, guidata dal dottore Zuccolo, sta facendo un grandissimo lavoro. L'impegno quotidiano dei magistrati della procura della Repubblica di Catania è massimo e i risultati si vedono. Un grazie ai colleghi che quotidianamente fanno sacrifici immani per portare avanti il messaggio, il valore della legalità e combattere la mafia sul campo seriamente. L'argomento ancora interessa e tocca tante generazioni, a parte gli insegnanti che siamo portatori in qualche maniera di questo piccolo seme che cerchiamo di coltivare nei ragazzi, perché per sconfiggere la mafia in realtà dobbiamo partire da loro, piccoli semi che cresceranno e che magari poi porteranno nuovi frutti.